Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Orto sinergico, si chiama agricoltura sinergica, che è un, diciamo, un modo di coltivare la terra molto più rispettoso della natura, che rispetta i suoi tempi, diciamo, è legato anche alla zona in cui tu vivi, quindi alla coltivazione di varietà locali e soprattutto alla biodiversità. Cercare di mettere insieme, evitare di fare i classici orti che si fanno con tutti i pomodori, tutte zucche, ma mettere insieme piante che tra di loro si aiutano e favoriscono la crescita tra di loro e favoriscono anche il benessere del terreno. Diciamo che la nostra idea sarebbe di non smuovere mai il terreno, perché così si crea automaticamente il suo microclima con i suoi batteri e tutto quanto. Però purtroppo abbiamo avuto un'invasione di un infestante e quindi stiamo cercando di debellarla per cercare di ripartire con un po' di buon piglio. Perché se tu non diserbi come facciamo noi, vuol dire che una volta che hai fatto un diserbo superficiale, hai piantato, devi essere in grado di togliere ogni volta che c'è un'erba spontanea. E questo vuol dire essere presente a curare, guardare le piante, sì, non dico quotidianamente, ma comunque quasi. Questo è stato uno spazio che hanno richiesto un gruppo di mamme, che si chiamano le mamme valenghe, che erano alla ricerca di uno spazio dove far giocare i loro bambini, visto che nel quartiere comunque non c'è moltissimo verde. A questo gruppo iniziale, che era di 4-5 mamme con i loro bambini, si sono uniti poi anche altre persone e speriamo di diventare sempre di più. Allora ci siamo detti, ecco, quest'anno smuoviamo tanto, prossimo anno invece, se abbiamo fatto cerchiamo un bel lavoro quest'anno, esatto, e se togliamo, perché quello che fa lui è che toglie le erbacce regolarmente. È che comunque ci vuole costanza, bisogna le persone devono sapere cosa devono fare. Eh sì, piuttosto che fare danno. E poi io penso quando ci saranno le cose bisogna annaffiare più spesso, che c'è caldo, no? Sì, bisogna annaffiare d'estate, bisogna annaffiare. Molto caldo d'estate e poi ci sono le zanzare. E questo devo dire che ci sono tutta una serie di persone, secondo me, che non vengono più quando fa tanto caldo, perché ci sono anche tantissime zanzare. Io vi dico già, a luglio, agosto torno a Sardegna. Diciamo che allora, stiamo liberando il terreno dalle piante spontanee, che alcuni chiamano erbacce, ma noi chiamiamo piante spontanee, per cercare di dare spazio alle nostre colture. Purtroppo negli anni, non essendo nessuno di noi dei grandi orticoltori, abbiamo trascurato un pochino questa faccenda e si sono espanse in maniera troppo, diciamo, ecco. E quindi stiamo cercando di limitarle per cercare di piantare quello che ci piace di più, perché sennò le radici delle piante che vogliamo piantare adesso non troverebbero spazio in mezzo a tutto questo. In più sotto purtroppo c'è un po' di immondizia a volte, perché comunque questo è stato un giardino abbandonato per anni,
e quindi sotto si ritrovano ancora tanti pezzi di plastica, batterie, cose insomma che non fanno piacere da trovare in mezzo alla verdura. Principalmente diciamo che questo non è un orto diciamo che facciamo per produrre, è un orto che facciamo per divertirci. Un orto ludico, didattico. Esatto, e per far vedere ai bambini anche come le cose crescono, che non pensino che per esempio le zucchine si nascono in un pacchetto di plastica dentro il supermercato, o che comunque possano piantare un seme, vedere quanto, come cresce, come diventa, sporcarsi le mani, questo. E in più poi se viene qualcosa, ben venga insomma.